Ciao a tutti. L'astrazione ha un limite? Oppure si può continuare a immaginare e a calcolare su cose astratte che non esistono all'indefinito? Vi parlo dei numeri immaginari. Allora, inizio un po', non vi do la definizione, ma tanto per ricordare un po' cosa sono, perché questo serve. I numeri immaginari sono praticamente le radici quadrate dei numeri negativi. Allora, cosa vuol dire questo? Che è quel numero che moltiplicato per se stesso dà un numero negativo. Se vi ricordate, come ho detto in un video precedente, il prodotto di due numeri negativi è un numero positivo. Quindi non c'è nessun numero che moltiplicato per se stesso dia un numero negativo. Eppure i matematici, già da più di 2000 anni fa, hanno iniziato a lavorare con questi numeri. E sì, molto poco, non erano considerati, anche il termine stesso numero immaginario era usato un po' quasi in senso dispregiativo, per come se fosse uno scherzo nei confronti di quei matematici che invece li usavano. Ma cos'è interessante di questo? Vedete che la matematica è abbastanza facile da capire finché si pone come un modello per cose che abbiamo nella realtà, tipo per contare le cose. Qui i numeri immaginari, i numeri complessi in generale, sono molto speciali perché non solo non esistono nella realtà, nel senso non sono riconducibili a qualcosa di reale, ma anche e soprattutto perché non esistono nemmeno secondo le regole che i matematici stessi si sono dati. Perché abbiamo detto, prodotto di due numeri negativi, per definizione nostra, è un numero positivo. E quindi cosa può essere che moltiplicato per se stesso da un numero negativo? Non c'è una soluzione, non esiste questo. Eppure qualche matematico, tanti e tanti anni fa, ha deciso, immaginiamo che esista un qualcosa che moltiplicato per se stesso dà un numero negativo. Non è una cosa riconducibile alla realtà, è una cosa totalmente astratta, che ha poco senso anche per le stesse regole che i matematici si sono dati, perché una cosa così neanche nel mondo, diciamo, dei numeri reali non esiste. Eppure dopo, col passare dei secoli, si sono trovati alcuni problemi che hanno come soluzione numeri immaginari. Questo è successo intorno al 1500, qui sono stati soprattutto matematici italiani che hanno esplorato i numeri immaginari e hanno sviluppato questa teoria, che poi ha avuto effetti pratici estremamente utili in molti altri campi, tra cui l'elettricità, se non ricordo male, una formula per calcolare la quantità della corrente. In questa formula compaiono anche i numeri immaginari. Poi però il risultato, il numero che ottieni alla fine, è comunque un numero reale. Immaginate un po', è come se per costruire un certo oggetto reale di questo pianeta voi doveste prendere un portale che vi porta in un universo parallelo, dove lì ci sono tutte altre regole, tutti altri materiali, tutte altre cose. Voi costruite questo oggetto là, lo lavorate là con tutte queste cose che da noi non esistono, e dopo risalite sul portale e tornate indietro con un oggetto che è del nostro mondo, un oggetto reale. Quindi i matematici, quando lavorano con numeri immaginari, escono totalmente dall'ambito del reale, però comunque possono ottenere un risultato che è utile concretamente. E questo per dire che all'astrazione non c'è davvero limite. Quindi i matematici hanno un po' la testa
sulle nuvole, anche perché quando qualcuno dice una cosa non è possibile, non c'è, il matematico tenta sempre di dire, vabbè, ma se ci fosse, proviamo a immaginare un mondo in cui ci fosse questa cosa. Va bene, vi lascio, buona giornata a tutti.